Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Prendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse il primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Disse: prendi la ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Parola del Signore. Gloria a te. San Paolo ai Filippesi dice: San Paolo, fratelli, fate i miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Che vuol dire? Che era un po' superbo, un po' orgoglioso San Paolo? No, semplicemente dice: sceglietevi un modello di santità, di vita. Per esempio, io come cerco di essere meglio possibile verso il Signore. E anche noi scegliamoci un modello, può essere un santo, un fondatore, può essere un santo simpatico. Per esempio, io ultimamente sto studiando molto Carlo Acutis, quel santo ragazzino che verrà santificato il prossimo anno. Un ragazzo comune come tutti quanti, morto a 15 anni di leucemia, però la Chiesa lo ha santificato, perché è un esempio per tutti i giovani. Ricordiamoci di scegliere qualcuno da guardare, dire: ma in questa situazione San Ignazio, per esempio, cosa avrebbe fatto? Questo è un buon modo per vivere la nostra vita alla luce dei santi. Nel Vangelo qui abbiamo questo racconto di Gesù, questo amministratore disonesto. Chissà quanti ce ne sono oggi di questi qua. Comunque, Gesù non loda l'amministratore, dice: guardate, è meglio per voi che siete cattivi fare come lui, perché alla fine non entrerete nel regno dei cieli. Attenzione, chi ha vantaggi, privilegi, ruba su questa terra non entra nel regno dei cieli. Quindi convertitevi, dice Gesù ai suoi. Attenzione, non fate cose brutte, non ingannate, non mentite, non rubate, perché alla fine purtroppo non entrerete nella gioia del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.